Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul mio canale, sono Stratega e vi do il benvenuto, come sempre, a un nuovo episodio di Project Zomboid, l'avventura con il dottor Casa. Come sempre, clicchiamo un bel continuo, riprendiamo e prima dell'episodio vi lascio la intro, ci vediamo fra pochissimo e buona visione. Rieccoci, allora, il cibo sta iniziando a diventare un grosso problema. 8 e 10, 20 agosto. Torneremo verso il pub? Penso di sì. Direi che torneremo verso il pub e vediamo se riusciamo a pescare o se riusciamo a svuotare quel pub e se magari c'è qualcosa di interessante. Info, come va? Giorno in più? Sempre rigoglioso, qui non mi arriva mai, cavolo, l'ultima nave 76 ore, però per ora è ancora ben innaffiato, quindi io me ne sto onestamente. Se no, l'acqua comunque c'è per ora. Qui è ancora ben innaffiato, però malattia. Male. Male, rigoglioso. Potrei provare a recuperare tutti quelli malati. Intanto sono cibo in più, se sono almeno rigogliosi. Se non la si può trattare, qual era quello malato? Questo? Sì, questo. Tipo... Cosa stai facendo? Ma non lo voglio il cadavere. Lascialo e metti la lancia. Ok, io voglio provare a oh, tratta problema, parassiti bisogno di insetticida spray. Fantastico. Abbiamo un bel niente, va bene, ok. Ok, e facciamo così allora. Info, fammi vedere quali hanno la malattia. Ah, solo quello? Ce l'ha solo quello e onestamente ci penso seriamente a sradicarlo prima di avere dei problemi, eh. Sì, solo quello. Anche questo, eh. Questo cavolo qui e questo ravanello qui. Io non lo so se crea problemi, ma onestamente preferisco evitare che li crei. Intanto fossero tutti a un conto, ma sono due. Posso tranquillamente accettarlo. Qui per ora nulla. Diamo un pochettino di tempo, ma va bene. Forse però non ci darà niente troppo presto. Giovane Ravanello. Boh, chi lo sa. Giovane cavolo. E vabbè, nel dubbio, visto che sono solo due, cerchiamo di evitare. Dammi la forca. E vado quindi a... dov'è? Non posso... c'è solo rimuovi? C'è solo rimuovi, quindi è troppo presto. Ok, vabbè, lo rimuoviamo ugualmente. Rimuoviamo ugualmente. Qui invece posso raccogliere? O no? Non ancora, ma veramente? Quindi allora manca ancora un po'. Io pensavo fossimo a tiro. Rimuovi infannaffia? No. Niente, cavolo. Va bene. Va bene, allora mettimela qui. Dammi quest'altra lancia e andiamo. Allora ci vuole un pacco ancora. Vabbè. Via. Ripartiamo, via. Siamo al 20 agosto. Il problema è che più va avanti il tempo, al di là che abbiamo fame, ma più va avanti il tempo e più
effettivamente al di là della fame proprio, mi li levo da qui questi, via, seguitemi. Cosa ci fanno nella nostra proprietà questi? Da dove arrivano? Ieri non c'erano, eh? Ieri non c'erano. Da dove sono arrivati? Giriamo all'interno, se non ci sono altri zombie. Sono di corno, se non ci sono altri zombie, ci sono ancora questi. Portiamoli via da qua. Basta. Fa la pausa lì vicino e continua a schiacciarla. Tipo se ora me ne andassi su di qui. Sono quelli che ho portato giù, giustamente. Ma se io me ne vado così, riescono a inseguirci. Quanti ne arrivano qua? È un po'. Sì, un po'. Proviamo a vedere. E al massimo poi ce ne andiamo, eh? Perché qui potrebbero arrivare da qualunque lato. Però siamo di nuovo armati, quindi... Uno di lancia in più, benissimo. Mettiamoci in una posizione un po' più decente che li fa veramente schifo. Dai. Perfetto, ok. Questi quattro, solo un orologio digitale per ora, eh? Vai. Ok, gli altri due? Altro orologio, via. C'è una signorina. Ok, anche se zombie, signorine c'hanno più niente. Brava. Perfetto. Questo abbiamo fatto molto in fretta. Dai, sì, mi sembra che possa essere accettabile. Ma questi con sti pantaloni zebrati, ma da dove arrivano? Dal bar? Colpo che gli abbiamo dato. Abbiamo dato una secca impressionante. Allora, questi li prendi... Ah, no, sono pantaloni da cuoco. Potrebbero. Avrei mai detto da cuoco, ma... potrebbero comunque arrivare da là. Ora, vediamo di far fuori questi. Rientriamo da sopra. Sappiamo che c'è... una zona abbastanza... safe, piena di vetrate. Quindi possiamo farci un'idea... di cosa c'è dentro. Questo è un cuoco, sicuro. Infatti. Via. O un cameriere. Ma c'è Val Grembiule, non niente cameriere. Questa è quella che abbiamo levato, per la quale abbiamo levato i vetri. Ok. Vieni, eh. Cerchiamo di attirare questi di qua, in modo da ripulire senza avere troppi problemi. Ok, il ciccio già visto. Vai a terra se riesci, che questa lancia sta iniziando già a sfondarsi. Sì, ma che palle. Ok. Uno degli orologi. Buonacchia, va bene. Quanti ne abbiamo? Non tanti. Smontiamoli tutti. Perfetto.
Perfetto, e a sto punto parte elettronica via. Sta arrivando un ciccio, eccolo lì. Vieni ciccio. Perfetto. Fantastico. Manca questa e basta? Mentre sfonda il vetro ci facciamo un'idea? No, ok. Nient'altro. Anche a questa punterei a spingerla. Ottimo. Fossi meno pirla, sarebbe meglio. Diamo un occhio. Diamo un occhio. Allora, qui potrebbe esserci ancora qualcosina da smangiucchiare. E non sarebbe male, visto che non c'è rimasto praticamente niente, anzi leva il praticamente, non c'è rimasto niente. Niente. Niente come quello che è qui. A questo punto anche bersi un paio di birre a fine giornata ci dà un minimo di fame, ci leva un minimo di fame. Qui. No. Qui nemmeno, via. Qui neanche, vero? Beh, figurati. Figurati. A questo punto ci prendiamo da bere e poi vediamo. Allora. No, no, no. Leva 20, la bottiglia di whisky di fame. Potrebbe essere un'idea estrema. In caso andassimo avanti così, non c'è niente. Ok. So che qui se ci rimane qualcuno fuori è un problema enorme. Peccato. Sigarette. E qui sigarette e vino rosso, stessa cosa. Ok. Andiamo a vedere di sopra. E anche qui, vabbè, qua ci sarà il bagno, probabilmente, però forse qui no. Bagno. Bagno. Ok. Vabbè, del nastro adesivo schifo non fa. Non si può mangiare, però. Viti, prendi. La cucina. Qui potrebbe esserci qualcosa di bello, perché questa cucina è bella grande. Peccato, qui è tutto marcio. Marcio. Salsa di soia la prendiamo. Gamberi marci. Uova, tutto marcio. Che grande peccato. Ci sta, ovviamente. No. Bustine di zucchero. Vabbè, ormai tutto fa brodo. Olio d'oliva. No. No, peccato. Di qui? Qua non ci sarà un bel niente. Peccato. Va bene, allora, qua non c'è nulla. Anche in cucina abbiamo trovato veramente poca roba. Qui un'altra bottiglia di birra. Non ci sta più, la mettiamo qua. Basta. Scusa, qui
qui, ci sono sigarette e un po' di vino. Dov'è? Borsa, secondario. Ok, qui. Ok. Mi è scappato il gioco. Eccolo qui, via. Perfetto. Ok. Allora, a sto punto, di qui che cosa c'è? Zombie. Beh. Proviamo a pescare. Ci avviciniamo alla macchina, però. No, questa è una zona abbastanza libera, direi che posso provare qui. Pugna. A sto punto, pesca, 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 pesca. Come cavolo si faceva? Pesca. Ok. Allora, main inventory. Ma no, mettimelo, mettimelo nella seconda. No, sì, main inventory, dai, così vediamo che cosa c'è. Via. Sono le 13:30, eh? Cerchiamo di pescare qualcosa, va. Anche se me lo dovrebbe dire, che cosa. E cerchiamo di prendere qualche livello in pesca. Qualche livello, un pochettino di esperienza, perché abbiamo visto che di esperienza ne dà veramente poca. Abbiamo preso un pesciolino. Abbiamo preso un pesciolino. 10 di fame. Pesa 1,32. Allora, io dovrei fare così. Sono le 2 un po' presto. Butta a terra e mettici il pesce dentro. Non ce n'è zombie, vero? No. Ok, riprendiamo. Tanto qualcosina abbiamo pescato per ora. Sempre fare attenzione perché non è che vedo benissimo. È un po' rischioso sta cosa. Perché per come va il tempo si potrebbe velocizzare anche, ma poi non vedo gli zombie arrivare, quindi no. Però magari questo pesciolino un giorno ci permette di campare. Se riuscissi a pescarne ancora due, sono un po' più tranquillo sui prossimi giorni. Non sarebbe male. E magari livelliamo un pochettino anche la pesca. No, eh? Allora, so che ci sono orari, ho letto, in cui si pesca meglio, però che sono tipo dopo le 18, però noi non staremo molto dopo le 18 perché poi ci viene il sonno. Ci siamo svegliati abbastanza tardi, cioè relativamente erano le 8:10, quindi alle 18 dovremmo essere tranquilli, ma non vorrei stare molto oltre le 19, onestamente. Quindi potremmo stare qua fino alle 19, massimo 19:30 se vediamo che frutta abbastanza. E nel mentre per ora non è uscito nient'altro, solo un pesciolino medio. E basta. Uno piccolo da 15 centimetri, buono. Ora vediamo se arrivati nell'orario buono ci esce qualcosa di più. Ora non sembra. Non sembra ci sia questa differenza abissale. Se
sempre che sia 18-21, 18-22 quello che era, ma mi sembra di sì. Beh, un piccolo pesce esca. È veramente pochissima roba. Piccolo pesce persico, bello questo. Questo direi molto bello. 28 centimetri, già bello grosso. Siamo fino alle 20. Dai, dammene ancora uno. Ancora una? No. Niente. Dammi l'ultimo, niente. Va bene, è così. Sbagliato, ok, così. Vabbè, ormai facciamo un colpo. Bene, basta. Allora, però comunque un po' ce l'abbiamo. Meno 5, meno 23. Questo già non è malaccio. Facciamo così, mettiamo tutto dentro lo zaino. Poi, zaino secondario. Questa come arma, e via. E questa lancia dietro. Ora dobbiamo andare alla macchina, andare a casa e cucinare questi pesciolini che schifo non fanno. Pesca ci ha dato qualcosa. 15,75. Abbiamo fatto un quinto dei punti esperienza in quasi 3 giorni di pesca. È veramente lunga la pesca. Poi probabilmente più sale, più poi prendi anche esperienza perché vuole peschi di più, semplicemente. Semplicemente peschi di più. Gira. Ora vediamo se c'è qualche simpaticone che dobbiamo evitare. È probabile. Di là non ci... tanti simpaticoni. Sì, di là non ci voglio andare perché dovremmo aver lasciato un bel gruppetto. Ma anche qui c'è un bel gruppetto. Vediamo se riusciamo a scamparla e ad affrontarne pochi, eh. Vediamo quanti ci hanno seguito. Non credo tanto, onestamente. Qualcuno sicuro, zero, non me li aspetto. Ed è questo il motivo per il quale lascio qui la borsa. E in pugno la lancia. Qui sono già quattro. Però dovremmo essere abbastanza tranquilli, a parte la fame. Bello zaino, signora. Vieni anche te. Ok. Altri tre. E poi ne arrivano altri, cavolo. E perché l'hai mancato che era verde verde completo? Mannaggia. Buono, terra subito, molto bene. Ok, vieni, ti aspetto. Ottimo. Vieni. A te spingo se ce la faccio, ottimo. Rischio un po' troppo a volte. Basta, ok. Stiamo anche avvicinando ai 1000 zombetti. Vediamo vedere se qui avevano qualcosa di utile. No, solo delle forbici che non credo mi serviranno. Ok, qui non c'è più nessuno. Di qua nemmeno. Ed è arrivato il momento secondario. E andiamo dentro. Andiamo dentro a cucinare, a stagliuzzare e cucinare questi pesciozzi qua. Vanno sfilettati, vero? Taglia filetto, tutto. Questo da 10, 3, 5 e 23. Vediamo sfilettati quanto danno.
Allora, 5 l'1 e so... Ah no, non corno. Sì, dai, sono uguali. 2-2 per il 5, 10 e 23, 11, 11. Si perde pochissimo. Giusto per le divisioni. Però si può fare così una bella zuppa con... Ah, una bottiglia di birra anche, sì. Certo. E poi aggiungiamo il pesce. E le mettiamo il più possibile. Ci mettiamo anche una lattina di birra. Quanto dà adesso? Vuoi vedere se aumenta? 36. 36 lattine di birra. 44. Oh sì. Oh sì. Allora sfruttiamo la birra, assolutamente. Assolutamente. Poi pepe. Poi olio vegetale. E olio d'oliva. E qui io per sicurezza ne faccio una seconda. Zuppa con i filetti, che poi faremo domani, però mangeremo domani, però ho paura che mi vadano male. Filetto di pesce. Filetto di pesce. Filetti non ne ho più, ok. Olio d'oliva. Bottiglia di birra. Lattina di birra. Ancora bottiglia di birra. 35,51. Sono molto buone queste. Tanta tanta roba. Olio casuale, vabbè, va bene. Basta? Ok. Allora, 1 e 2. Cos'è sto rumore? Non so se me lo sono immaginato. Ok. Per sicurezza, pugno. Questa cosa c'è ancora qua dentro? C'è un po' di birra, del vino, pesce esca, una lancia, ok. Io vorrei prendere scodella, ok, scodella d'acqua, versa in bottiglia vuota. Dammi 6-8 scodelle. Ci siamo fatti un bel po' di cibo, va. Dai, un bel po', no, un pochettino di cibo. Direi un 2 giorni forse. 52, 35, abbondanti anche. 2 giorni abbondanti, penso. Anche perché siamo molto affamati, quindi proprio una manna dal cielo. Poi tristezza meno 80 e deve ancora cuocere. Buono, buonissimo. Spegni fuoco. Di questi facciamo 4 ciotole, tutte e due. Sì, però se metti, mi dici tu e due, fallo. Iniziamo a berne un po'. Da 16 ognuna non male. Ne dovremo bere probabilmente 3. Anche perché vogliamo iniziare a prendere un po' di peso. 75, poi iniziamo a diventare sottopeso e non mi va, eh. Non mi va. Proviamo a fare così. A mettere qui le ciotole in più. Eh sì, però potevo aspettare. Le pentole qui. Ok. Ciotole qui. Quante ce ne sono rimaste? 4? 5. Buono. 5 va bene. Attualmente siamo sazi. La scala è qui. Mezzanotte e 20, quindi io direi che possiamo finalmente fare una bella pagina del libro e poi tornare l'indomani. Dov'è? Qua. Poi metteremo a posto domani a sto punto. Libro, 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 eccolo qui.
20 agosto 1993. Ah, finalmente sono riuscito a prendere qualcosa. Cos'era non lo so. Poi l'ho sfilettato tutto e l'ho messo in una pentola con quello che avevo: acqua, birra e spezie varie. Probabilmente un tempo non mi ci sarei nemmeno avvicinato. Oggi mi è sembrato un piatto stellato, decisamente meglio delle patatine che ho mangiato ieri e del nulla che ho mangiato l'altro ieri. Spero duri un paio di giorni, non è il momento di sprecare cibo. Assolutamente no, dottore, e per questo ce ne andremo a dormire. Anche se non sei neanche stanco, e questo mi preoccupa un pochino, però intanto smantella la videocamera e smantella questo orologio. E basta, non ho intenzione di scendere. Mezzanotte e 40, facciamo così, svegliamoci e aspettiamo a sto punto le 2, dai. Alle 2 non credo che si possa svegliare prima delle 7, che quindi è discretamente accettabile. Andiamo a dormire, ci vedremo domani e come sempre supportate con un bel mi piace. Grazie e al prossimo video. Vediamo quando si sveglia il dottor Casa. 6:40, un po' presto, 21 agosto. Alla prossima. Ciao ciao.